1 agosto 2023, qui a Lisbona inizia ufficialmente la Giornata Mondiale della Gioventù. Sono Sornaike Borgo, siamo arrivati ieri sera con gli 8 pullman della Diocesi di Vicenza partiti con la proposta corta. Con noi si sono ricongiunti anche i ragazzi del pullman della proposta lunga e oggi come diario vi provo a raccontare che cosa sono i confini secondo i nostri giovani. Sentiamoli. Sono con Mara di Gazzo Padovano, una delle mitiche del B7, viaggio corto, e siamo arrivati ieri pomeriggio dopo un lunghissimo viaggio a Lisbona. Abbiamo attraversato ancora dei confini, la parola di oggi è proprio confini. Allora Mara, qual è il confine che secondo te è più importante avere presente e magari così valicarlo nella vita? I nostri confini più importanti, secondo me, sono quelli delle nostre paure, perché sono confini che ci mettiamo noi e che in realtà dobbiamo superarli per capire che c'è tanto altro oltre. Durante la GMG si sconfina sempre, nel senso che ci sono un mix di lingue, di nazionalità, di culture, e quindi sembra quasi non esserci più il confine in qualche modo tra una persona e l'altra. Qual è il confine che secondo te potrebbe essere più bello vincere, al di là delle paure, durante questa GMG? Allora, il confine che ci mettiamo noi, ovvero le differenze con gli altri, perché secondo me i confini sono qualcosa di astratto per dividere una realtà, quando in realtà la realtà è tutta una e non ci sono divisioni. Anna di Torre di Quartesolo, mi dici qual è il confine positivo che secondo te potremmo tenere presente nella nostra vita? Di solito il confine è un'accezione negativa, però forse ce ne sono anche di positivi. Io credo in una cosa che ho sentito dire molto spesso, che per esempio la mia libertà finisce dove comincia la tua. Quindi credo che in questo senso il confine possa un po' proteggerci e preservare quella che è la nostra e la libertà altrui, quindi in questo senso penso possa essere visto positivamente. E invece il confine che tu senti più bello da poter essere valicato, comunque rotto o ridotto in qualche modo durante la GMG, qual è? Credo sia un po' il confine arbitrario dei nostri limiti, a volte ci imponiamo delle insicurezze o debolezze che forse un po' sottovalutano le nostre capacità, a volte basta vedere qualcun altro che ci prende per mano e che dice no dai possiamo fare questo passo e oltrepassare questo limite anche di poco, ma è un confine non invalicabile, spesso arbitrario, appunto, deciso da noi. Angela, sempre di Gazzo Padovano, che ci racconta che cos'è il confine per te? Il confine per me è un'opportunità per poter uscire dai miei schemi, sia fisici che proprio mentali, e quindi aprirmi verso l'altro per poter arricchirmi e quindi crescere come persona. La GMG ufficialmente non è ancora iniziata, però in qualche modo siamo in viaggio già da qualche giorno, per noi è già iniziata. C'è già un confine che senti di aver superato? Personalmente il confine l'ho già superato durante l'organizzazione di questa GMG e proprio durante gli incontri, quando proprio il confine della persona si rompe per andare con l'altro e proprio in un viaggio che è lontano da casa e lontano dai propri comfort. E invece il confine che speri di superare da qui in avanti? Intanto il confine della mia fede, come al momento, perché appunto purtroppo è qualcosa di molto incerto e indefinito, quindi più un confine, forse dare un senso e anche dare dei confini alla mia fede per poterla capire meglio. Mi sembra che le nostre ragazze ci abbiano dato degli spunti davvero interessanti. I confini hanno tante eccezioni e possono essere comunque sempre spostati un pochino più in là, valicati in qualche modo. Allora lascio anche a voi che ci ascoltate da casa questa domanda: che cosa sono i confini per me e quali vorrei superare? Da parte mia un caro saluto a tutti voi e ci risentiamo domani.